il mio quartiere. Tempo di organizzare questa conferenza. Il fiore che sarà regalato, come poi potrete vedere, è un iris, il fiore proprio della città di Firenze, e quindi il 23 aprile tutte queste librerie indipendenti doneranno un fiore a chi acquisterà un libro. Se tutti continuano a scegliere di dare soldi all'uomo più ricco del mondo è difficile. Però insomma, noi proponiamo ognuna di queste librerie qualcosa di diverso e di speciale che Amazon non ha, per cui abbiamo un valore aggiunto che va scoperto e valorizzato per la città più che altro. Infatti questo se è anche il mio, invece l'amaro, perché il mio maragliano. Le librerie in questa fase di pandemia sono stati aperti e hanno fatto, oltre ad essere un presidio culturale, sono stati un presidio territoriale molto importante. Con i libri siamo riusciti ad avere un pochino di compagnia e un pochino di distrazione per quello che erano tutte le problematiche legate a questa pandemia. La libreria non è solamente vendere il libro, ma le persone hanno bisogno di socialità, di capire che cosa vogliono, di cercare cose che non sanno di poter trovare, e forse ci siamo un po' tutti scocciati di essere guidati da un algoritmo banale e massificante, quindi insomma chi non vuole fare questa fine è esplorato a venire in libreria. È importante dare un segnale di ripartenza regalando questo fiore, rispettando questa tradizione che nasce a Barcellona in data di tre scrittori che erano morti, quindi un momento però anche appunto di rinascita della città. Io vi ricordo che la festa di San Jordi, no? È questa festa spagnola per cui ci si regala i libri e le rose. Ecco, noi abbiamo un fiore che è simbolo di questa città, che è l'iris, e l'idea di, in certo senso, prendere dalla Spagna questa bellissima tradizione, renderla fiorentina, mi ha convinto molto. Subito ha accolto con piacere questa iniziativa e quindi